Ci sono punti in palio pesanti che valgono doppio all'Angelo Sale di Ladispoli. Accademia e Boreale hanno obiettivi diversi ma in comune. In questa 33esima giornata del girone A di eccellenza c'è la voglia di vincere per tagliare i rispettivi traguardi. I locali di Castagnari vogliono archiviare la pratica salvezza, mentre gli uomini di Granieri cercano un successo in grado di rendere questo finale ancora palpitante, tenendo aperti i giochi in vetta. In apertura si vedono proprio i bianco-viola, subito incursione di Petrini che spacca il raddoppio appoggia per Buccioni che aveva seguito l'azione, ma il sinistro del capitano della Boreale è sbilenco e non fa male ad un De Angelis che sarebbe stato comunque fuori causa. Nel primo tempo sembra più la voglia della Boreale che non quella della Ladispoli di fare punti, ottimo l'approccio da parte degli ospiti che cercano la via del gol anche allo scoccare del quarto d'ora e allora Caselli ci prova di potenza su punizione, tiro che però trova una deviazione e termina largo. Poi, quando la partita ormai procede sui binari del sostanziale equilibrio e sembra scontato il rientro negli spogliatoi a reti inviolate, ecco che al tramonto del primo tempo arriva la zuccata di Toscano che, ben appostato in area, traduce in rete l'ottima pennellata di Petrini, proveniente dall'out mancino, e porta in vantaggio la Boreale. 1-0 e grande festa sia nei pressi della panchina di Granieri che sugli spalti dell'Angelo Sale. È però una sensazione che durerà poco perché al rientro dagli spogliatoi il Ladispoli cambia marcia e quindi di conseguenza anche il volto alla gara. Scambio rapido al limite tra Catese e Teti che si trova tutto solo davanti a Salvati ma senza riuscire a scavalcarlo, cosa che poi prova a fare Bonanno per chiudere l'azione con la rete dell'uno pari ma senza riuscirci. È però l'azione che lascia intendere che lo spartito è cambiato e al 15esimo è Catese a rendersi protagonista circumnavigando tutta la difesa e spedendo teso in mezzo un pallone velenosissimo che taglia tutta l'area senza trovare l'ultima spinta decisiva. Azione in fotocopia a quella precedente appena un paio di giri di orologio più tardi, anche se sgorga dal versante opposto con Catese sempre bravo a prendersi il fondo a infilare la difesa della Boreale con Teti che non arriva alla deviazione vincente per una questione di attimi. Accademia Ladispoli che però non si perde d'animo e insiste fino ad allentare definitivamente le maglie della retroguardia bianco-viola, manovra avvolgente che porta all'ennesimo traversone pericoloso in aria e movimento da pivot di Pietro Battista che da attaccante consumato si gira e calcia come un rigore in movimento sul quale questa volta Salvati può chiamarsi così di nome ma non di fatto, è una rete quella del pareggio per i padroni di casa che per movenze e angolo di destinazione ricorda molto il gol di Giroud nel derby di Milano dello scorso anno. Non è però l'ultima emozione, in un finale vissuto letteralmente sulle montagne russe per via dei continui e anche imprevisti cambi di punteggio, con Catese che stacca tutto solo battendo ancora Salvati, rete che però viene annullata per sospetta posizione di fuorigioco. E allora termina così, una gara dai due volti che vede il Ladispoli strappare un ottimo punto ma senza poter ancora esultare per il raggiungimento matematico della salvezza ed una Boreale che invece può intanto festeggiare per l'approdo nei playoff, vedendo però ancora possibile, seppur rimanendo appesa ad un filo, il traguardo del primo posto.